tra l'altro. Facciamo cultura collettiva. Facciamo però un salto da un'altra parte in questo momento, perché abbiamo al telefono Ada Grilli, che noi abbiamo già sentito tempo fa qua a Big Fish, perché ci ha raccontato un po' le vicende del Contichi, la zattera che ha attraversato l'oceano per dimostrare, insomma, qualche teoria assolutamente nuova sui flussi migratori dei tempi. E la sentiamo però in un'altra veste, perché è in partenza verso la Lapponia. Pronto, Ada? Sì, ti sento. Ciao, come va? Ciao. Tutto bene, tutto grazie. Bene. La valigia è pronta e lo spirito è alto. Ma stai partendo... Allora, tu non vai con la zattera questa volta, no? Tu vai no, in aereo normale. No, questa volta mi occupo di una traversata sui ghiacci. Oh! Dirò dall'inizio alla fine, anzi, anche prima dell'inizio, per le interviste a questi eroi, a questi prodi che si faranno 1000 chilometri sui ghiacci con le slitte trainate dai cani. Ma gli eroi sono i cani, poverini, o no? No, non sono poverini, i cani sono nati per correre, come noi siamo nati per camminare, come gli uccelli per volare, eccetera. Non sono certamente nati per stare nelle case, soprattutto i cani che si usano alle latitudini alte, quindi nei paesi circumpolari, diciamo Canada, Alaska, Groenlandia, Lapponia. Adesso io vado nella Lapponia norvegese, dove parte l'8 di marzo una delle competizioni, delle corse, diciamo, con i cani da slitta, è la più a nord del mondo, quindi ha questo primato, ed è fra le più lunghe del mondo, giusto 1000 chilometri. Ah, la faccia, 1000 chilometri? Sì, 1000 chilometri che saranno percorsi in giorni che possono essere 5, anche 4 e mezzo, anche 6, cioè nel corso degli anni, da quando si tiene questa gara, è dall'81, quindi sono oramai quanti anni, 30 anni. Il percorso è stato coperto in tempi sempre più brevi, perché le slitte sono più leggere, perché chissà, i cani sono allevati anche con più capacità, con più competenza, eccetera. Certo. Quindi niente, questa corsa parte da, pensate, appena 150 circa chilometri sotto Capo Nord. Ah, quindi proprio su molto lontano, esatto. E nel suo percorso raggiunge anche i 70 gradi di latitudine nel checkpoint più a nord, che è appena sotto, quindi 100 km sotto Capo Nord. Capo Nord è a 71 di latitudine, ogni grado sono 100 km, quindi il conto è presto fatto. Senti, sì. come si fa la valigia per andare a vedere una roba del genere? Cioè, farà un freddo boia. Vabbè, la valigia si fa quasi quasi come per andare a sciare sulle nostre montagne. Ah, banalmente, dici tu. Più o meno, ma no, non proprio banalmente, però certo bisogna avere indumenti termici per freddi, per temperature che possono arrivare anche a 40 gradi sotto zero, talvolta non anche a 50. Però, e sai, basta perché uno, siamo tecnico. Molto a nord, esatto, ma abbigliamento tecnico, io per esempio uso poco abbigliamento tecnico e ancora lana, buone lane e comunque abbigliamento che ripari anche dal vento, oltre che dalle basse temperature. Naturalmente. Che può far abbassare ancora di più la percezione della temperatura. Quindi buoni copricapo, rivestiti di pelliccia, giacche a vento lunghe, ampie, sotto le quali ci possono stare vari strati di appunto maglioni e sottomaglioni e poi maglioni, esatto, maglioni, una giacca da snowboard. Ecco, e soprattutto bisogna tenere molto riparate le mani con guanti, anche quelli per basse temperature, e calzature anche quelle garantite, come per i sacchi a pelo e le tendine, ci sono oramai i parametri, no, delle temperature, certo, minime, poi possono arrivare. Lo stesso bisogna guardare quando si acquistano i guanti e le calzature. Io uso da sempre, e li presi nella Lapponia finlandese anni e anni fa, i Sorel, che sono quelli che usano anche in Antartide gli ricercatori, chi va in missione, eccetera, che sono dati per temperature fino a sotto 30 gradi. Voilà, poi beh, però è più facile trovarli là che qua. Ma no, si trovano anche qua, bisogna si trova anche di tutto qua. Sì, bisogna cercare bene però. Senti, dopodiché, bisogna sapere che quando è molto freddo ogni tanto bisogna correre a ripararsi. E non ce n'è. Parte. Bisogna andare al bar comunque. No, a prendersi il caffettino un attimo. No, ci sono i checkpoints, per esempio, lungo il percorso. Ci sono come i rifugi, immagino. Ci sono
come rifugi, esatto, e anche perché nei checkpoints si devono riposare i cani, che ne hanno per un bel po', perché mille chilometri... E infatti lì volevamo andare ma a i cani, capire. I poveri cani. Perché qua c'era un po' di preoccupazione in studio. No, vi dovete preoccupare, perché i cani sono per i popoli nordici più preziosi quasi che la figliolanza. Getta un'ombra di inquietudine. Sì. Sì, perché i cani intanto danno tantissime soddisfazioni sempre, mentre i figli magari fatti grandi non le danno più le soddisfazioni, anzi, qualche volta. E poi i cani sono importantissimi nel nord, perché altrimenti non ti muovi senza slitte con i cani, perché le strade sono poche, perché d'estate è più difficile muoversi d'estate, che c'è fango, si sciolgono tutti i fiumicelli, eccetera. Mentre d'inverno sul ghiaccio si vola, che è una meraviglia. Pensa che in queste gare, qui corrono per vincere ovviamente, tengono una velocità di circa 11 e mezzo chilometri all'ora. Una corsetta, 11 chilometri all'ora, sì. Infatti molto spesso il masher, cioè la persona che guida il team dei suoi cani, cammina a fianco per non appesantire la slitta, perché talvolta va anche spinta, eccetera. Quindi non è una grandissima velocità, e tuttavia il problema è la resistenza, perché fare correre i cani per 1000 chilometri, è vero che, come ho detto prima, sono nati per correre, che sono allevati e allenati per correre fin da quando hanno 6 mesi, però è anche vero che per loro comunque è una fatica. E però sanno che dopo la fatica viene il cibo, perché dopo la corsa c'è la ricompensa, no? Quindi ad ogni checkpoint c'è il cibo, che bisogna dire, cioè uno penserà, ma daranno del mangime come in casa, che altro mai. Invece no, i cani, da questi cani da competizione, ma che poi sono cani nordici, che possono fare molte altre cose oltre a correre, e hanno delle tabelle, i masher devono seguire delle tabelle nutrizionali molto precise, con molta carne, con molto grasso, con molta carne fresca e pesce fresco. Io ho visto l'anno scorso, a gennaio, ero da una delle partecipanti anche di questa gara, che, lo dico, è difficile memorizzarlo, però lo dico perché se uno volesse poi approfondire va su internet e vede tutto. E trova, sì. Si chiama Finnmarksloppet, esatto, dove Finnmark è il nome della regione della Norvegia, l'ultima su in alto, dove c'è tutto il percorso ad anello di 1000 chilometri, sì. E Loppet vuol dire corsa. Allora, in questa Finnmarksloppet, se uno va appunto e vuole approfondire, troverà tante informazioni sull'edizione di quest'anno, sulle edizioni precedenti dell'81, sui campioni. Io mi sono appassionata a questa storia, se vi devo dire, ancora nel 99. Ah, quindi da un po', ok. Sì, da un bel po', ma non sono mai riuscita a seguirla, è da un po' che ci sto dietro, sia quella dell'Alaska, sia quella dello Yukon in Canada. Ce ne sono tre così lunghe e molto a nord. Sì. Appunto, c'è questa del Finnmark in Norvegia, che parte da Alta, una località molto nota per le pitture rupestri, molto anche turistica, carina, bellissima, interessantissima. Poi c'è in Canada la Yukon Quest e c'è in Alaska la Iditarod. Ah, quella si conosce anche qua, esatto, sì, quella conosco anch'io. Quella che non è ad anello, ma i 1000 chilometri si snodano su un tratto, non dico rettilineo, ma comunque su un tratto unico, quindi punto di partenza e punto d'arrivo sono diversi, ed è storica, cioè è fatta per ricordare una missione speciale compiuta da un cane che tirava delle slitte con un medicinale che salvò parte della popolazione di Nome, che è sulle coste appunto dell'Alaska. Un cane eroico. Sì. Un cane eroico, Balto. Ah, il famoso Balto, ci ha fatto anche un film di Walt Disney. Tipo, una roba di Walt Disney, sì. Cioè gli hanno fatto statue, gli hanno fatto di tutto. Va bene. Ada, senti, noi ti dobbiamo salutare perché arriva la pubblicità. Noi probabilmente ti sentiamo insomma nei prossimi giorni, ti chiamiamo quando sei da quelle parti. Certo, quando sono là coi cani sentirete prima gli ululati dei cani e poi sentirete la mia voce che vi dirà come vanno le cose ad Alta o in una delle tappe intermedie prima di chiudere al finish, che è il 15 di marzo, ok? Ok, perfetto. Quindi trotte 15 di marzo, ci risentiamo. Va bene. Ciao. Ada.
Grazie. Ada, senti, prima di lasciarti andare via, ti volevamo fare una domanda. Che come no. Oggi stiamo parlando in realtà di un'altra cosa che non c'entra niente con la Lapponia. Sì. Stiamo parlando degli anni Ottanta. Cosa salveresti degli anni Ottanta? Oh, santo cielo. Vedi, adesso io non vado per decadi, vado per episodi, per storie. Negli anni 80, un episodio degli anni 80. Non ricordo di aver fatto niente di particolarmente bello. Le cose più belle le ho fatte fra il 2000 e il 2013. Vabbè, allora buttiamo via tutto, dai. Allora buttiamo via, gli anni 80 possiamo cancellarli. Era un periodo tranquillo in cui si era meno in ansia, meno nevrotici, quindi era un periodo in cui si viveva anche abbastanza quieti e senza troppi traumi. Adesso mi sembra che stiamo un pochino diventando un più po' agitati. Sì. Va bene. Okay. Grazie mille, Ada. Ciao.